Un anno di governo Comune di Sesto Fiorentino non è solo un anno di governo, non è stata una manifestazione solo di rendicontazione di ciò che ha fatto il sindaco Sara Biagiotti a Sesto e la sua giunta in un anno di governo, perché il 21 luglio alle ore 15 si tiene un consiglio comunale in cui si decide il futuro di questa amministrazione. C'è una mozione di sfiducia in questo momento maggioritaria, dove ci sono anche 8 consiglieri cosiddetti dissidenti del PD che la Sara Biagiotti la vogliono mandare a casa. Credo che ci sia un'azione sinergica che vada portata avanti tutti insieme per il bene e la responsabilità della città. In primo luogo è il sindaco che fa il primo passo in avanti per trovare una soluzione, proprio perché io credo che la sinergia, la concertazione, la dialettica politica debba prevalere rispetto alle diversità che certamente ci possono essere state, ma che devono essere superate con il senso di responsabilità di tutti, anche da parte del sindaco. Due temi in particolare molto caldi, quello dell'inceneritore o del termovalorizzatore e quello dell'allungamento della pista di Peretola. Per quanto riguarda la realizzazione della pista parallela, ad oggi il nostro parere non è favorevole per quanto riguarda la realizzazione della pista, mentre per quanto riguarda il termovalorizzatore il percorso proviene molto più da lontano, perché ricordo che il master plan della pista aeroportuale è stato presentato alla fine di marzo, mentre per quanto riguarda il termovalorizzatore la cosa viene molto più da lontano. È stata approvata la valutazione impatto ambientale il 27 aprile del 2014, oggi siamo in fase di autorizzazione unica. Noi nell'ambito di questa fase abbiamo espresso tutte le nostre criticità e perplessità, però il processo è molto molto più avanti. Mi è piaciuto a un certo punto nell'ultima risposta che abbia sottolineato la necessità di ritrovare una concordia a partire dal primo cittadino, perché dalle sue parole emerge il fatto che ci vuole un governo unitario di questa città, nelle istituzioni e nel partito, e penso che le sue considerazioni stasera segnino un passo in avanti. Io l'ho apprezzato e mi auguro che lo apprezzino anche le altre persone, perché è un ulteriore tentativo che da stasera matura in termini concreti per evitare lo scioglimento del Consiglio Comunale.